E sì, io parto dalla guerra perché i miei genitori sono stati sfortunati, hanno passato due guerre, la guerra dal 15 al 18 e l'ultima guerra. E purtroppo la prima guerra, dai, ancora dal 15 al 18. Mi ricordo che mia mamma mi raccontava che abitava a Caliano. I tedeschi le davano lo stipendio, sì, gli austriaci, che allora comandava l'Austria qui, gli austriaci le davano lo stipendio e portavano delle assi sulla Vigolana e le pagavano molto bene. Mio padre invece è stato richiamato a Lambach della classe 98, i famosi, aveva appena 18 anni. E là l'hanno richiamato l'ultimo anno di guerra, praticamente il 18, e ha avuto la fortuna di trovarsi con mio nonno, suo padre, che non sapevano che il padre non sapeva che il figlio era stato richiamato. La seconda guerra mondiale, io avevo 10 anni e praticamente allora comandava il fascismo. E dunque partiamo da 7 anni, dal 40, gli anni 40, che avevo 7 anni, e allora ero figlio della lupa. C'era il figlio della lupa, il Balilla, poi veniva il Balilla. Sono stato figlio della lupa e poi Balilla quando avevo 10 anni. Noi andavamo a scuola normale. Però c'era il sabato fascista che ci dovevano presenziare alle scuole, c'era nel cortile, ci facevano marciare, sempre vestiti, avevamo sempre le braghette corte grigio-verde, la camicia nera, con un fucile di legno, capito? Il figlio della lupa era da 7 anni fino a 8, figlio della lupa, dalle 8 ai 10 era Balilla, che era un po' più grande. Poi col fucile normale erano gli avanguardisti che avevano 18 anni, eccetera, capito come. Lo scopo era sempre, sa, Mussolini voleva assolutamente imprimere nei ragazzi da piccoli in su il maneggio delle armi, praticamente. Che lui le vedeva così. Mio padre non era d'accordo su queste cose, che tante volte non ci faceva andare al sabato fascista. Pioccavano anche delle multe, no? Delle sanzioni verbali più che altro.